Buonasera e bentornati ad Abruzzo Village. Porte aperte alla Fondazione Tercas a Teramo nella quarta giornata europea delle fondazioni bancarie. È stata l'occasione per conoscere meglio questo ente, il suo patrimonio artistico, ma soprattutto l'impegno costante che la Fondazione Tercas svolge in favore del volontariato e del terzo settore. Questa è la cronaca di una giornata speciale, una giornata durante la quale in tutta Italia e gratuitamente cittadini, turisti e appassionati possono ammirare patrimoni artistici e architettonici, gli arredi e gli oggetti di ogni epoca custoditi e tutelati dalle banche e dalle fondazioni bancarie italiane. Una giornata davvero speciale, arricchita da un sottofondo di melodie classiche eseguite da giovani musicisti. Un'iniziativa promossa dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana e con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del MIUR. E quest'anno per la seconda volta, in collaborazione con l'ACRI, l'Associazione Fondazioni e Casse di Risparmio, partecipano alla manifestazione con i loro palazzi e le loro collezioni artistiche anche le fondazioni di origine bancaria. Già, chi sono le fondazioni bancarie? Sono soggetti filantropici, no profit, particolarmente attivi nei loro territori di riferimento, nei settori dell'arte, della cultura, della ricerca scientifica, dell'istruzione, della sanità, del volontariato e del welfare. In occasione di questa giornata europea delle fondazioni, la Fondazione Tercas ha aperto al pubblico la propria sede di Palazzo Melatino a Teramo, magnifico edificio medievale risalente al XII secolo, con i suoi ritrovamenti archeologici, le esposizioni delle sue collezioni di ceramiche antiche e moderne. Che belle queste collezioni, i teramani veramente apprezzano questo appuntamento. Bene, sì, oggi è una giornata speciale, un sabato speciale, il tempo tra l'altro ci è vicino. Invito a Palazzo, la Fondazione Tercas ha aderito insieme a molte altre fondazioni e molte altre banche ad un'iniziativa promossa dall'ABI e dall'ACRI per la riscoperta di quelli che sono i più bei palazzi delle città. Quindi, però questo palazzo non è aperto solo in questa giornata speciale. Certo, questo palazzo è aperto tutti i giorni, in tutti gli orari di ufficio, quindi da lunedì al venerdì. Oggi è aperto per un'occasione particolare e fino alla tarda serata e quindi consentiremo ai teramani che già conoscono, ma noi ci auguriamo anche ai turisti che eventualmente ci dovessero essere, di apprezzare, di entrare, di conoscere questo palazzo, che insomma io ritengo che sia dal punto di vista architettonico un palazzo di grande pregio, unito poi al fatto che al suo interno ha una serie di collezioni di pregio anch'esse. Quindi una visita che però si collega anche a un evento di solidarietà. Esatto, perché oggi abbiamo pensato di coniugare due eventi. Oltre ad aderire all'iniziativa Invito a Palazzo, oggi la Fondazione festeggia insieme a tutte le altre fondazioni dell'ACRI la quarta giornata europea, avente un tema molto particolare, molto sentito: migrazione e solidarietà. Le fondazioni intessono reti di solidarietà per i migranti, quindi un tema molto interessante. Ci sarà il coinvolgimento dell'università, delle autorità. In realtà il nostro obiettivo è quello oggi di fare un punto, tra virgolette, sulla situazione migratoria a Teramo e su quelle che sono le iniziative che la Fondazione ha avviato e che forse il territorio potrebbe richiedere ulteriormente. Per la quarta edizione della Giornata Europea delle Fondazioni, il tema suggerito dall'ACRI è stato migrazioni, sviluppo e solidarietà. Le fondazioni tessono reti di collaborazione.
Nel rispetto di questo indirizzo, la Fondazione Tercas ha organizzato un incontro con il professore Verardo Minardi, che ha illustrato gli esiti di una ricerca dell'Università di Teramo sui flussi di migranti, sul mercato del lavoro e l'integrazione sociale e culturale nella provincia di Teramo, ricerca finanziata dalla Fondazione stessa. Quando noi abbiamo studiato il fenomeno, il tema dell'immigrazione era già molto rilevante, anche molto rilevante dal punto di vista quantitativo, perché si parlava di un immigrato ogni 7-8 abitanti nella provincia di Teramo. Provincia di Teramo che oltretutto è sempre stata molto interessata non soltanto dall'immigrazione dal sud del Mediterraneo, ma dall'est dell'Adriatico. E per quanto riguarda l'integrazione sociale di queste persone? Ecco, c'è un noi usiamo tre termini. C'è prima l'inserimento, perché quando le persone arrivano c'è necessità di un'accoglienza, quindi creare tutta una serie di occasioni, di opportunità perché vengano a trovarsi in una situazione, di umanità in sostanza. Poi in secondo luogo c'è il problema dell'inserimento, di un inserimento che porti a un'integrazione, quindi le famiglie, quindi i figli che siano in grado di partecipare sia ai servizi di base che ai servizi scolastici, quindi è un'integrazione che fa sì che la famiglia è oggetto di attenzione come tutte le altre famiglie. Poi c'è il problema di un ulteriore passo in avanti, che è quello di una vera e propria inclusione. Noi non parliamo di assimilazione come hanno fatto altri, francesi eccetera, parliamo di inclusione. E inclusione cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono questi soggetti che portano, evidenti differenze linguistiche, culturali, sociali eccetera, che appunto vengono riconosciuti per quello che sono. Ma i teramani sono inclusivi? Beh, direi di sì. Complessivamente, anche l'esperienza che ho avuto in 15 anni, 16 anni di lavoro universitario qui, quindi con gli studenti, le tesi, eccetera, eccetera, ne abbiamo fatti svariate anche sul tema dell'immigrazione, direi che c'è un'attenzione abbastanza forte, abbastanza significativa, anche all'interno dell'università. Senta, c'è stato un aspetto in questa ricerca che l'ha un po' stupita? La capacità che questo territorio si è avuto proprio di rispondere anche, di trovare il modo di agire, di intervenire per, fare in modo che si creassero i minori effetti negativi possibili, ma anche per prevenire. E il fenomeno, ad esempio, della prostituzione, che in qualche maniera il fenomeno immigratorio porta con sé. Proprio per iniziativa della provincia di Teramo, dei comuni, dell'Unione della Vibrata, eccetera, ha portato anche un progetto comunitario, un progetto europeo di grande significato, di grande valore. Di contrasto. Di contrasto, ma anche al tempo stesso di prevenzione e di cura, cioè queste ragazze venivano ospitate in una condizione di riservatezza eccetera per evitare e messe nella condizione di potersi integrare quindi far parte della comunità locale in maniera diretta. Questo credo sia stato un aspetto positivo. Casa Famiglia Madressers come sostiene l'integrazione degli immigrati? Accogliendo all'interno della propria casa, in questo periodo come in passato, mamme in difficoltà con bambini che vengono allontanati attraverso il Tribunale dei Minori con delle procedure standard, ma attualmente esistono dei bambini di colore con la propria madre che ha esigenze diverse rispetto ad altri bambini, a cominciare dal cibo ad esempio, a cominciare dalla lingua, e quindi il nostro aiuto, il nostro supporto attraverso gli educatori, gli psicologi e la rete con la scuola è proprio quello di cercare un clima che porti all'integrazione. Quindi anche una rete attraverso dei mediatori che finora non avevamo utilizzato e invece adesso abbiamo cominciato ad utilizzare. Voi fate anche un po' di formazione per gli adulti immigrati?
Sì, facciamo formazione, l'ultimo in ordine di tempo, un corso di mediatore interculturale, un corso di qualifica riconosciuto dalla Regione Abruzzo, che ha formato degli operatori che lavorano alla Caritas di Pescara. È la Caritas stessa che si è fatta promotrice della formazione dei propri operatori, perché chi ha diretto contatto con le persone sul territorio ed è a sua volta immigrato ha una marcia in più, e quindi il nostro compito è quello di fargli conoscere il paese in cui si trovano per parlare meglio alle persone che vengono da noi. Sabrina, ma queste azioni positive funzionano? Funzionano, basta crederci, perché Don Silvio De Annuntis, il fondatore dell'opera, ci ha insegnato che ognuno nel proprio ruolo deve fare qualcosa senza aspettare che altri ci diano l'input, e quindi ognuno può fare qualcosa, certo che funzionano. Cosa accadrebbe se le fondazioni di origine bancaria non ci fossero? Parola di Acri, si perderebbe un immenso bene italiano. Nel Teramano la compravendita delle case torna timidamente a crescere, si preferiscono appartamenti di piccola taglia e rigorosamente antisismici. Anche il mercato degli affitti va meglio, incrementato dalla richiesta degli studenti, mentre il settore ancora gravemente in crisi resta quello dei locali commerciali. Il mercato immobiliare a Teramo riprende quota. Ad essere maggiormente richiesti per l'acquisto sono oggi gli appartamenti di piccola taglia, preferibilmente nuovi e antisismici. Anche gli affitti tornano ad aumentare, magari in centro storico, mentre restano in sofferenza i locali commerciali. Mercato immobiliare in provincia di Teramo, come stanno andando le cose? È in ripresa, lo vediamo spesso anche sui titoli dei telegiornali a livello nazionale. È chiaro che a Teramo, come in tutte le piccole province, arrivano sempre un po' in ritardo, diciamo, sia la crisi che la ripresa. Quindi, ma per esempio, per l'acquisto di case, qual è la tipologia che vi viene richiesta maggiormente? Piccole case, grandi case, nuove, antiche da ristrutturare? Allora, il taglio della richiesta chiaramente si è un po' rimpicciolito rispetto agli anni d'oro, quindi è chiaro che più è piccolo il taglio, più la casa è commerciale. Il centro storico va sempre molto, anche se adesso con il fatto che siamo rientrati con la fobia del terremoto, è chiaro che molta gente si orienta su appartamenti in cemento armato, di costruzioni nuove antisismiche, quindi diciamo che la maggior parte delle richieste verte su appartamenti di nuova costruzione. Giovani coppie? Giovani coppie, sì, anche nuovi single, un po' di tutto, lavoriamo un po' con tutte le fasce sia di età insomma che di clientela. E per quanto riguarda gli affitti? Gli affitti noi ci lavoriamo molto e riscontriamo che c'è un buon mercato, sebbene diciamo a Teramo sono scomparsi tantissimi uffici, però ecco, tra studenti, famiglie, giovani, anche lavoratori di passaggio, insomma il mercato è abbastanza in ripresa, anche quello degli affitti. E a proposito degli studenti, dove si orientano maggiormente? Allora, la richiesta degli studenti come sempre è più orientata al centro, perché loro preferiscono magari raggiungere le facoltà con i mezzi durante il giorno, però poi la sera stare più comodi, quindi diciamo che la percentuale maggiore degli studenti è ancora orientata al centro. È conveniente venire a studiare a Teramo per uno studente? Beh, da quello che sentiamo sembra di sì, perché noi i prezzi diciamo orientativi per una singola a Teramo vanno dai 150 ai 200, e io so di molti genitori che hanno i figli in altre zone e pagano molto di più. Da oggi a Teramo, in un unico documento, piccolo come una carta di credito, sarà possibile avere il proprio codice fiscale, l'atto di nascita e le impronte digitali. È la nuova carta d'identità elettronica, valida per l'espatrio, che potrà essere richiesta presso gli uffici comunali dell'anagrafe.
Da oggi i teramani potranno richiedere ed ottenere la carta d'identità elettronica. Sarà l'ufficio anagrafe di Piazzale San Francesco a rilasciare il nuovo documento, realizzato in materiale plastico dalle dimensioni di una carta di credito e dotato di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare. La nuova carta d'identità, a differenza del vecchio documento cartaceo, conterrà anche il codice fiscale sotto forma di codice a barre, gli estremi dell'atto di nascita e le immagini delle impronte digitali, un dito della mano destra e un dito della mano sinistra, requisiti che la renderanno valida anche per l'espatrio. La vecchia carta cartacea, d'identità in forma cartacea, viene sostituita invece da un tesserino magnetico rigido, simile a quello insomma del codice fiscale e del codice sanitario, che permetterà all'utente non solo di risparmiare, di avere meno spazio occupato all'interno del portadocumenti, ma soprattutto di avere una garanzia in più, in quanto è sicuramente valida per l'espatrio, cosa invece che per la vecchia carta d'identità normale non era possibile. Perlomeno non tutti i paesi accettavano questa carta d'identità quando una persona decideva di andare all'estero. Ci sono le impronte digitali, quindi esattamente l'individuo viene in qualche maniera riconosciuto ed è una chiaramente in questo periodo è una realtà, viviamo una realtà diversa, per cui ci abbiamo una sicurezza maggiore. Un mese di eventi culturali legati al cinema, alla sua storia e ai suoi personaggi ha reso la città di Teramo capitale della fotografia cinematografica. Stiamo parlando della 21esima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo, maestro del colore e della luce, che culminerà sabato prossimo con la cerimonia di premiazione. Madrina dell'evento, l'attrice Piera degli Esposti. Entra nel vivo a Teramo la 21esima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo, organizzata dall'Associazione Teramo Nostra. Durante la cerimonia di premiazione, in programma il 15 ottobre al Cineteatro Comunale di Teramo, verranno consegnati gli esposimetri d'oro agli autori della fotografia cinematografica. Ad Ayace Parolin, premio alla carriera. A Matteo Cocco, premio per la fotografia italiana. A Lorenzo Senatore, premio per la fotografia di un film straniero. E a Franco Di Giacomo, alla memoria. Madrina di questa edizione del premio sarà l'attrice Piera degli Esposti, ma per l'occasione saranno presenti anche tanti altri artisti come Lando Buzzanca e Raffaele Pisu. Ogni anno cerchiamo di valorizzare un settore. Dopo quest'anno il premio l'abbiamo voluto dedicare, oltre gli quattro esposizioni ci sono quattro premi speciali, che è il premio dell'Istituto Caporale, il premio dedicato a Marco Onorati e a Peppe Berardino, ma soprattutto quest'anno il premio dedicato sull'integrazione e la solidarietà a Marco Pannella, perché Marco Pannella è stato, più secondo il mio punto di vista, più che un uomo politico, un uomo di cultura. Nell'ambito cinematografico, nell'ambiente, fa piacere spesso, andando a Roma, incontrando professionisti, sentire e sapere che hanno notizia, hanno contezza del premio Teramano. Quindi adesso da assessore, non da regista, cioè avendo proprio uno sguardo oggettivo e anche affettuoso verso tutte le forme di progettazione culturale, devo dire che sentire e avere proprio il senso della forza del premio come idea centrale, iniziale, primigenia, cioè di dare spazio a Teramo alla fotografia cinematografica. Il programma della 21esima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo prevede inoltre proiezioni di film, rassegne di cortometraggi, mostre di pittura, scultura e foto, concerti musicali e presentazioni di libri. Nella hall del Cineteatro Comunale si inaugurerà una mostra di uno scultore della contemporaneità, Galassi, che tratta con la materia, non con la pellicola, con la materia solida, tratta le iniziative, le manifestazioni del cinema. Ma poi c'è una cosa altrettanto importante, che è la mostra dedicata a Cesare Zavattini. Cesare Zavattini, come tutti sanno, è il padre del neorealismo, è stato il teorico del neorealismo, ha dato dei capolavori assieme ai grandi registi,
come De Sica, ha dato dei capolavori indimenticabili. Per uno di questi lavorò anche il nostro Gianni Di Venanzo. Parliamo di Miracolo a Milano. Dolce ma riservato, intelligente ma non obbediente, autonomo ma bisognoso di cure e di affetto, ama la casa ma anche stare fuori. Domestico ma anche selvatico, è uno dei migliori amici dell'uomo. Secondo alcune stime fatte sulla vendita di cibo e accessori in Italia, ci sarebbe una popolazione di 7 milioni e mezzo di esemplari che vivono in casa. E così il comune di Teramo decide di dedicargli un museo. Sarà il primo in Italia, grazie alle migliaia di oggetti donati dalla famiglia Gambacurta all'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo, il Molise e Caporale, e che presto saranno esposti nell'antica casa urbana. Miau a tutti. Ma il gatto che tipo è? Il gatto è un animale meraviglioso perché riesce a capirlo ed è un animale invece tenuto un po' a distanza, di cui si ha anche un po' paura. Lo devi conoscere, con il gatto ci devi vivere. Il gatto intanto è terapeutico anche, perché se tu lo accarezzi così lui fa le fusa e raccoglie tutta la tua energia negativa, ti dà una nuova carica. Intelligente il gatto? Moltissimo. Capisce subito tutto, quando non stai bene immediatamente ti sta intorno, ti coccola. E io so di una persona che conosco che era molto malata e aveva un gatto, un amante dei gatti, un amico anche di mio fratello. Il gatto ha preso la malattia del padrone. Lei dunque è un amante dei gatti, sì, come lo era suo fratello, sì, che ha donato tutto il materiale che riguarda i gatti all'Istituto Zooprofilattico, sì, per farne un museo. Ha viaggiato moltissimo in tutto il mondo, era un single, molto intelligente, molto sensibile a tante cose, eccetera. E dovunque è stato ha preso dei gatti, anche di grandezza naturale, di vario materiale, ce ne sono di preziosissimi anche. Poi c'è anche molto gadget, tipo spazzolino del bagno col gatto di plastica, insomma, no? Giusto per completare. Però lui ci teneva molto e devo dire che ha provato anche a scrivere un dizionario enciclopedico. Ma il gatto è vero che è un animale magico? Il gatto è un animale magico, è un animale che porta con sé ancora tutta una serie di capacità fisiche, fisiologiche, io sono un fisiologo, che molti altri animali domestici hanno perso. Quindi è un animale con grandi capacità fisiche, una capacità di cacciatore incredibile, e mantiene la sua individualità, nello stesso tempo sa farsi coccolare, ma sa anche essere estremamente crudele come cacciatore. Sono dei pericoli per i bambini a stare a contatto con i gatti? No, non ci sono pericoli, ci sono alcune forme di patologie, di cutanee, di dermatomicosi che possono essere trasmesse dal gatto come da tutti gli altri animali che hanno qualche infezione. Va sempre curata, lo stato sanitario va garantito, insomma. Grazie di averci seguito. Vi lascio alla rubrica sulla formazione professionale curata da Luigi Di Teodoro, responsabile formazione del gruppo Consofon. Questa sera Luigi illustrerà le tante opportunità professionali che un giovane può cogliere diventando tecnico in gestione finanziaria. Buona serata a tutti voi. Buonasera a tutti i telespettatori di Formazione Oggi, buona serata e ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento sulla formazione professionale. Oggi parleremo di un profilo professionale degli ultimi tempi, nel senso che ha avuto uno sviluppo forte negli ultimi 3 anni, da un'idea della dirigenza del gruppo, il corso di formazione per tecnico della gestione finanziaria. I mercati si stanno riaprendo, le banche hanno riaperto le loro porte, le imprese ricominciano ad accedere al credito e sempre più si sente il bisogno di avere persone competenti nella mediazione al credito e quindi nella consulenza
del settore. Consorform ha, primo ente d'Abruzzo, progettato e avuto il riconoscimento per l'erogazione di un corso dal titolo Tecnico della gestione finanziaria, un corso della durata di 600 ore con una valenza molto ma molto importante. 210 ore di tirocinio formativo, un project work e un progetto importante. I migliori saranno presi in considerazione, in forte considerazione dal Confidi Intercredit per lavorare e per ampliare la propria rete commerciale. Il nostro è un percorso formativo, è un processo formativo che ha una forte valenza. I contenuti di questo corso sono sicuramente dei contenuti impegnativi, tecnici e sono rivolti principalmente o prioritariamente, ma non esclusivamente, a persone che abbiano già competenze in campo contabile e amministrativo. Le iscrizioni al corso sono aperte presso le sedi di Teramo e Pescara. Il requisito necessario è il diploma di scuola superiore e aver compiuto i 18 anni di età. Vi invito a contattarci per avere maggiori informazioni in dettaglio, maggiori informazioni relativamente al corso di cui stiamo parlando questa sera, ai numeri che trovate in sovrimpressione o al nostro sito Consorform all'indirizzo www.consorform.it. Grazie anche questa sera e buonanotte.